con Antonio Adinolfi di Europictures, che distribuisce il film Maria e l'amore di Laurien Escaffre e Ivo Müller al cinema da giovedì 3 novembre 2022. Ben trovato. Grazie, ben ritrovati anche a voi. Come lo presenteresti in breve? Un film che ci aiuta a sognare, è un film che mi ha colpito moltissimo quando l'ho visto ai Rendezvous Francia, e per il messaggio fortemente positivo. È un po', credo, un inno alla spensieratezza. Penso che questo sia il film giusto in questa fase storica, perché è un film, è un'ora e mezza di totale sospensione dai problemi, dalle difficoltà, dai pensieri, ed è un immergersi in un sogno. Infatti, il titolo effettivo in francese è Maria e il sogno, poi il titolo internazionale è Maria into Life e noi lo abbiamo chiamato Maria e l'amore. Ed è un film sulla possibilità di lasciarsi sorprendere dalle possibilità che la vita offre. Anche quando si è grandi, anche quando si è stanchi, anche quando si ha la sensazione di non averne proprio più. E a quel punto, per un incontro fortuito, per qualcosa che va in un certo modo, ti accorgi che la vita ti offre una seconda possibilità. Direi che è questo, insomma, secondo me, l'elemento che mi ha in qualche modo catturato e convinto all'interno di Europictures a prendere poi il film per l'Italia. Diamo qualche breve elemento di trama. Innanzitutto Maria è interpretata da questa attrice straordinaria che è Karine Viard, molto nota in Francia, in Italia forse un po' meno, ma è un volto che gli spettatori italiani riconosceranno sicuramente perché l'hanno vista in tantissime commedie francesi. Ed è la storia di questa donna sposata da tanto tempo, inserita in un matrimonio che non può dirsi infelice, ma è un matrimonio che non riserva più sorprese, insomma, dopo 25 anni. Un marito forse un po' distratto, una figlia che definitivamente ha tagliato i ponti con il proprio padre, ed è la storia di una donna delle pulizie che a un certo punto va a lavorare in questa scuola d'arte e incontra questo custode storico di questa scuola che ha, oltre questa presenza, sembra un orco buono, un uomo massiccio, enorme, interpretato da un attore straordinario che è Grégoire Badoubois. In realtà questo nasconde un'anima amante dell'arte, del ballo, e i due si innamorano. E Maria scopre tutta un'altra realtà, tutto un altro mondo. In realtà va oltre i propri limiti. Posa per questa scuola d'arte, fa addirittura dei nudi d'arte. Per cui è come se a 50 anni forse le si apre una seconda possibilità nella vita. Ti incanta nel messaggio, c'è questa storia d'amore che piano piano prende corpo e la difficoltà in qualche modo di equilibrarla rispetto alla propria storia coniugale è assolutamente incredibile, cioè rapisce proprio nella leggerezza e nella sospensione anche proprio dalla quotidianità. Un altro elemento centrale è il coraggio di cambiare radicalmente la propria vita arrivati a una certa età. Io penso che sia quello. In realtà penso che il messaggio vero di questo film sia proprio sorprendersi della sorpresa che la vita ti offre anche quando sei a 50 anni e gran parte della tua vita è strutturata, no? E in qualche modo hai passato i primi 50 anni della tua vita a strutturarti e a raggiungere degli obiettivi che ti sei prefissato e magari a farti andare bene anche delle cose che in teoria ti hanno stancata, ti hanno annoiata. E lei invece si sorprende a 50 anni a sorprendersi ed è coraggiosa perché poi farà delle scelte molto radicali, no? Di cambiamento. Seguirà il cuore, seguirà le emozioni, seguirà la voglia di vivere, seguirà il sogno. Che tipo di uscita avete immaginato? In questo panorama complesso, variegato e difficile, ti direi, in cui la distribuzione in questa fase versa, la nostra è un'uscita di città, di capozona, uscita di qualità, insomma, quindi usciremo relativamente stretti, una cinquantina di copie, e soprattutto nelle città principali e nelle sale di qualità. Come sai, Europictures è anche socia del circuito cinema, quindi il circuito delle sale di qualità. E quindi questa sarà un'uscita tipica da città, perché riteniamo che
il tipo di pubblico di riferimento di questo film sia il pubblico cittadino, anche se mi sento poi di dire che in questo momento è molto difficile avere delle certezze relativamente alle uscite, alla distribuzione, al rendimento in sala dei film, molto complesso, insomma, è un discorso in continua evoluzione, è un discorso che purtroppo soffre di questi ultimi due anni molto complicati in generale, insomma, relativi al Covid, eccetera. Per cui e secondo me è tutto molto legato a quello che accade giorno dopo giorno, no? In una fase partendo da un universo di difficoltà. Qualunque cosa è sempre una sorpresa e io spererei che questo film ci porti delle sorprese positive, insomma, perché così te lo merita, onestamente, perché è un film che ti dà quella leggerezza che in un momento così forse serve un po' a tutti, insomma. Diamo i riferimenti internet. Sui social di Europictures, sia Facebook e Instagram, e troverete la lista delle sale. Il film Maria e l'amore di Lorian Escafre e Ivo Müller al cinema da giovedì 3 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Antonio Adinolfi di Europictures che lo distribuisce. A presto! Grazie a voi, arrivederci.